La Procura di Caltagirone ha impugnato davanti alla Corte di Appello di Catania la sentenza che lo scorso 4 aprile aveva assolto gli imputati di uno dei processi MUOS che ancora resistono nelle aule di tribunale. Nello specifico erano stati assolti per insussistenza del fatto, ritenendo legittime le opere, l'ex dirigente dell'assessorato all'ambiente Giovanni Arnone, il presidente della Gemmo S.p.A. Mauro Gemmo e titolari di due imprese Concetta Valenti e Carmelo Puglisi. Per loro la Procura aveva chiesto la condanna di arresto di un anno e 20.000 euro di ammenda ciascuno, oltre alla confisca della struttura. Secondo il giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone, le opere sarebbero legittime dovendosi escludere l'esistenza di vincoli di inedificabilità assoluta nel caso di infrastrutture militari, in quanto opera destinata alla difesa nazionale, anche se realizzata all'interno della riserva naturale orientata di Niscemi. Il procuratore Giuseppe Verzera, che ha impugnato la sentenza, invece, afferma che non è affatto un'opera statale, ma appartiene agli Stati Uniti d'America, che l'hanno realizzata con propri fondi ed è destinata esclusivamente alla difesa di quello Stato, non anche di altri o di quello italiano. Si è pertanto in presenza, dice, di un'opera abusiva perché edificata sulla scorta di provvedimenti amministrativi palesemente illegittimi e come tali disapplicabili dal giudice penale. Immediata anche la reazione di Gianfranco Zanna, presidente di Lega Ambiente. La Procura ribadisce quello che diciamo da anni, è il commento. Siamo sempre stati in ogni processo MUOS e Lega Ambiente continuerà a seguire la vicenda in ogni suo grado di giudizio. La battaglia non è ancora persa. Le parti civili costituitesi al processo intanto aspettano le motivazioni della sentenza per formulare la loro opposizione. Apprendiamo che la Procura ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone in relazione al MUOS, è una notizia positiva, questo ci consente ovviamente anche a noi parti civili di poter proseguire in sede giudiziaria le vicende per approfondire appunto la natura dell'opera del MUOS che secondo noi è abusiva.